Io sono morta il 13 di aprile. La diagnosi era una piccola lesione al fegato. Quando mi risvegliarono dall'anestesia, il chirurgo che mi aveva operato mi disse: "Signora, le abbiamo aperta e chiusa, non c'è niente da fare. È talmente devastante che non abbiamo potuto fare niente." Io sono morta a quel momento. Tornai dopo una settimana. Ho detto: "Mi sono sbagliata, non può essere. Non c'è niente da fare, ci sono solo cerotti. Ma di volta in volta devo aumentare il dosaggio, perché sono sempre più sufficienti." Ora, il mio fegato è un po' impazzito e genera sempre molto ferro, fino a che io non diventerò nera, color acciaio. Dopo mi si gonfierebbe la pancia, dopo dai dolori morirei. Lì non ebbi esitazioni. Ne parlai con un altro medico, che disse: "Io non posso aiutarti, però c'è la possibilità che tu lo possa fare andando in Svizzera." E così cominciai a interessarmi via internet su questa possibilità. Trovai la strada, documenti, 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 documenti. Le altre strade mi portano lì, non mi portano alla guarigione, non mi portano ad avere una vita diversa, non mi portano a niente, mi portano sempre e comunque alla fine della vita mi portano. Perché non scegli la strada meno dolorosa? Che mi fa paura anche quella. Però non ho dubbi. Io non voglio più soffrire. Diventa una sofferenza fine a se stessa. Una sofferenza che non giova a nessuno. A chi giova la sofferenza mia o di tanti altri? A chi serve? Per quale motivo io devo soffrire fino a morire? Si soffre fino a che si muore. Chi può arrogarsi il diritto di dire e di fare questo? Chi? Se non io. Io, la mia vita, la mia morte, io decidere di me. Era da giugno che io aspettavo l'appuntamento con una clinica svizzera e l'appuntamento per domani sera alle ore 18. E lì ci sarà il primo colloquio per capire se la persona è cosciente di quello che fa, se c'è qualcuno che l'ha spinta, se ci sono delle motivazioni. Il giorno dopo una successiva visita medica e poi la persona deciderà se sì o no. Può decidere quello che vuole dopo. Però da quel momento l'equipe di medici è a disposizione della persona in qualsiasi momento. Possono essere eseguite le sue volontà. Danno da bere una bibita e poi uno si addormenta. Si addormenta. E basta.